Oggi due chiacchiere sulla carne sintetica. Ne hanno parlato tutti e chi sono io per non dare la mia visione? Da studente di scienze e tecnologie animali. In pratica io sono quello che fra qualche anno la carne dovrà produrla e quindi dirò un sacco di cose contro il mio interesse. Non voglio però incentrarmi troppo su come viene prodotta e come viene poi legalizzata nei vari stati questa nuova materia prima, ma voglio andare ad analizzare i pro, i contro e l'impatto che ha sul nostro settore di produzione della carne. Nella pratica, è la fine per gli allevamenti? Capiamo, perché si tratta di capire. Nel ricordarvi che se vi piace questa divulgazione agricola c'è un canale pieno di video da scoprire, basta cliccare il pulsante iscriviti qui sotto e che siamo qui visibili gratuitamente per tutti grazie a una schiera di abbonati che ci supportano. Per saperne di più c'è anche il tasto abbonati qui sotto, ma noi partiamo. Per prima cosa, d'ora in poi non sentirete mai più uscire dalla mia bocca il termine carne sintetica, ma solo carne coltivata. Questo perché banalmente la nuova carne coltivata di cui si parla non viene ottenuta da un processo di sintesi, cioè creando ex novo tutte le proteine, gli acidi grassi e gli altri componenti della carne per poi metterli assieme e formare una bistecca. Il processo si basa invece sul prelievo dai muscoli dell'animale di un pugno di cellule staminali, che sono dette pluripotenti poiché sono ancora indifferenziate e si possono trasformare in qualsiasi tipo di cellula, dall'epiteliale per formare tessuti, fino ad arrivare alla cellula nervosa o, come in questo caso, nella cellula muscolare. In pratica, semplificando all'osso, si inserisce questo prelievo in un bioreattore, un luogo dove sono presenti tutte le caratteristiche ambientali adatte a far moltiplicare e differenziare il prelievo, e si riproduce in laboratorio ciò che il bovino o il suino o l'ovino fa ogni giorno, e cioè aumentare la sua massa corporea. Fino a che dal bioreattore non si otterrà un ammasso molto simile alla carne macinata, che sarà, udite udite, esattamente uguale alla carne che ricaviamo dagli animali. Ma in tutto e per tutto vi dico, cioè, sia in termini nutrizionali che di composizione, che proprio di come è fatta questa carne, è carne animale. Punto. Ma la produzione non è l'argomento principe del video, c'è qui sotto linkato in descrizione un contenuto dei divulgatori di Geopop dove spiegano bene tutta la produzione dalla A alla Z. Quindi, se ne volete sapere di più, andate qui sotto. Ora so che mi rivolgo principalmente a un pubblico di allevatori, una categoria alla quale anch'io un giorno spero di appartenere, e in quanto allevatori vedrete sicuramente di cattivo occhio la carne sintetica. Questo perché è un nuovo alimento che minaccia di diminuire il giro d'affari attorno agli allevamenti. Oggi quindi andiamo ad approfondire questo argomento, considerando i punti a favore e i punti a sfavore della carne di laboratorio sulla carne di allevamento, in modo da capire se è giusto bandirla e se è un vero pericolo per tutte le nostre eccellenze italiane e per tutti i nostri 16 milioni di capi tra ovini, caprini, suini e bovini. Insomma, come ho già detto, è la fine dell'allevamento? Quindi, messo sul piatto che sempre di cellule animali si parla, e senza cogliere la novità con il classico scetticismo che ci contraddistingue, andiamo a capire perché la carne di laboratorio è meglio di quella di allevamento. Il primo pro è quello che questa nuova tipologia di carne può essere prodotta in grandissime quantità a partire da pochissime cellule staminali e soprattutto senza uccidere nessun animale. La possibilità di ottenere una quantità di carne virtualmente infinita da un singolo prelievo va a risolvere uno dei grandi problemi attuali della nostra filiera, e cioè che non produciamo abbastanza carne per sfamare tutti gli 8 e passa miliardi che siamo in questo mondo. E nel 2050, secondo le previsioni, supereremo anche i 9 miliardi e il comparto carne dovrà produrre quindi un 30% in più per garantire a tutti il minimo apporto di proteine. La carne coltivata potrebbe aiutarci a raggiungere questo obiettivo. In secondo luogo, la carne coltivata potrebbe andare ad aprire una nuova nicchia di mercato, affollata da coloro che per motivi etici e morali personali, e potendo scegliere, non vuole consumare della carne ottenuta dall'uccisione di un animale, ma allo stesso tempo non vuole andare a rinunciare alle eccezionali capacità nutritive che ha questo cibo. E poi, per concludere, i pro a favore della carne coltivata, diciamocelo, produrla in laboratorio è molto più efficiente di produrla in stalla.
Infatti, nella produzione di carne coltivata, tutto il nutrimento che dai alla coltura cellulare viene tramutato in carne, mentre in un bovino o in un altro animale da carne, volendolo vedere come un bioreattore, c'è un sacco di spreco, perché anche giustamente ogni tanto vuole passeggiare, vuole muoversi, vuole far battere il suo cuore o far funzionare i suoi polmoni, tutte attività che sprecano energia alimentare e che quindi viene sottratta alla produzione di carne vera e propria, senza considerare che con l'animale e i suoi tagli pregiati crescono anche un mucchio di tare, come le ossa, i visceri e le parti non commercializzabili della carcassa. Nel caso della carne coltivata, il prodotto è 100% utilizzabile nella produzione di alimenti e quindi la carne di laboratorio vince 100-1 sulla carne d'allevamento. Ai pro si aggiunge anche ovviamente il fatto che la carne coltivata è molto più sostenibile a livello ambientale della controparte animale. Questo è un tasto un po' dolente. Uno, perché non esiste ancora una produzione di massa di carne coltivata da poter confrontare con il comparto zootecnico, e due, perché proprio le emissioni di cui è responsabile il comparto zootecnico sono spesso oggetto di dibattito e disinformazione. Vi ho promesso un video dedicato proprio alle emissioni del comparto agricolo, ma è molto difficile da mettere in piedi e quindi dovete presentare un attimo, non mi sento neanche ancora pronto a produrre una cosa del genere. Comunque se cercate online trovate un po' di cose, però dovete stare attenti alle fonti. Mi raccomando, no che viene fuori che sono le scoregge che fanno male al mondo. Per piacere. Ciò che possiamo dire è che con la carne di laboratorio si va a diminuire di molto l'utilizzo del terreno, in percentuali anche tra il 60 e il 90% in meno rispetto alla zootecnia tradizionale. Poi, in termini di impronta di carbonio, l'impatto della carne coltivata dipende in gran parte dall'energia utilizzata all'interno dei laboratori, che può essere ottenuta da fonti rinnovabili, abbassando di molto l'inquinamento prodotto. E fare andare le vacche coi pannelli solari è un po' complicato, loro il loro metano lo continueranno a buttare fuori dalla bocca. Quindi, se da una parte abbiamo un comparto che può essere virtualmente a impatto zero, dall'altra abbiamo un comparto che per sua natura non sarà mai a impatto zero, cioè la zootecnia tradizionale. Possiamo quindi dire, conoscendo entrambi i processi di produzione, che la carne coltivata inquina meno e impatta meno sull'ambiente, sia in termini di acqua utilizzata che di terreno utilizzato che di gas clima alteranti prodotti, però non sappiamo ancora quantificare esattamente quanto. Però anche qua vince 100-1 sulla controparte animale, non c'è discussione. E insomma, questa carne di laboratorio sembra l'alimento perfetto. È etico, è gustoso, nutriente e anche ha un basso impatto ambientale. Insomma, ha fatto bene Lollobrigida a bandire la carne coltivata, se no un sacco di gente nel nostro comparto agro-zootecnico perderà il lavoro. Bene, il video di oggi è concluso, arrivederci. No, vabbè, allora, a parte gli scherzi, vi invito a considerare che le cose sono sempre più complesse di come possono sembrare a un primo sguardo. E se pensate che la carne coltivata sia la risposta definitiva per eliminare di modo univoco per sempre gli animali d'allevamento dalla faccia della terra, vi sbagliate. In primis, per ora si tratta di una tecnologia ancora lontanissima dall'arrivare sulle nostre tavole e che ha un costo esorbitante a causa di un processo produttivo ancora da ottimizzare e industrializzare. Un problema che sicuramente andrà ad attenuarsi mano a mano che la ricerca in questo campo farà i suoi passi in avanti, ma non sappiamo a prescindere quando la carne coltivata sarà commercialmente pronta a combattere con la carne d'allevamento. Quello che non si può risolvere con un bioreattore è il fatto che i tagli di carne che si estraggono da un animale, bovino, suino, ovino, che esso sia, non sono pregiati in quanto fatti di carne, ma grazie alla loro struttura, ai legamenti che li percorrono, alla percentuale di grasso che contengono, eccetera, eccetera. Per quanto l'intelaiatura o scaffold attorno alla quale viene fatta crescere la carne coltivata possa essere qualitativo, non andrà mai ad avere le stesse qualità di una fiorentina, di un filetto o di una coppa. Al massimo ci possiamo fare degli hamburger, delle polpette o degli insaccati e in questo modo non andiamo a intaccare troppo quello che è il comparto italiano di allevamento di razze vocate e di qualità. Al massimo daremo fastidio agli immensi breeding pod texani dove ci sono decine di migliaia di vacche lasciate là fuori al ghiaccio e senza regole per il benessere. Ecco, se quelle cose lì sparissero a me non darebbe alcun fastidio. Però la fine della fiera non è assolutamente un problema per come la vedo io.
se la carne in scatola che diamo al gatto la otteniamo da un bioreattore anziché da un suino. Un ultimo fattore che dobbiamo considerare quando ci approcciamo al comparto zootecnico di produzione della carne o comunque di prodotti animali è quello del ruolo ecologico degli animali che si vanno ad allevare. Infatti riescono a trasformare in un alimento dall'alto valore nutrizionale delle materie prime non commestibili dall'umano. Provate voi a fare la cena con dell'erba medica o del pannello d'estrazione di soia, poi mi raccontate. E non venitemi manco a raccontare che possiamo trasformare il mondo in una gigantesca monocoltura di insalata. E oltre a tutto ciò c'è da considerare anche che ogni tanto questi animali, detto papale papale, cagano un po'. Quello della gestione dei reflui zootecnici è un problema non indifferente, ma un mondo senza letame, l'ammendante per eccellenza, sarebbe solo meno fertile e sempre più chimico. Questo senza considerare che ovini, caprini e bovini hanno un ruolo non indifferente nel recupero di aree marginali, impossibili quindi da coltivare se non a pascolo. Pensate alle Alpi, agli Appennini o all'entroterra sardo, tutti i territori in cui, grazie all'animale, si crea un indotto notevole anche in termini di turismo, e per quanto fighi, i laboratori non hanno questo appeal. In conclusione vi riporto delle stime, a mio avviso anche abbastanza ottimistiche, fatte nel 2019 da una società di consulenza americana che ipotizzava uno scenario nel 2040 nel quale il 40% della carne sarà allevata, il 35% coltivata e il 25% originata dai vegetali. Il nostro settore è ancora tutto tranne che spacciato, anche perché 25% di carne vegetale, a mio avviso, non si chiama carne. E scusate se ho fatto arrabbiare qualcuno, perché magari da un punto di vista nutrizionale è al pari della carne, però commercialmente, anche se viene venduta come carne, non è carne, non è fatta di muscolo, non è carne. E quindi, in conclusione, per aprire anche un bel giro di opinioni nei commenti, cosa ne penso io della carne coltivata? Per quanto mi riguarda, è un grande errore andare a vietarla sulle basi del secondo noi non garantisce qualità e benessere. Perché, in primo luogo, esistono delle agenzie europee come l'EFSA che vanno a normare proprio questo punto e se è pericolosa ce lo diranno loro. Quindi bandire un alimento sul secondo me è una cosa che lascia il tempo che trova. E in secondo luogo, perché questo divieto va a precludere all'Italia una strada che potrebbe essere stata percorsa diventando addirittura magari leader mondiali nel settore della carne coltivata. E invece, a causa di questo divieto, potremmo solo fare i fanalini di coda con tutti i risultati economici che ne consegue. Cioè, mettete che davvero la carne coltivata si rivela talmente tanto una figata che nei prossimi 20 anni andrà a sostituire completamente il settore zootecnico, cosa irrealistica. Però a quel punto delle cose, quanto è più conveniente essere leader mondiali della carne coltivata e non l'unico paese al mondo che non se la può produrre perché l'ha deciso il governo? Avrete capito a questo punto che comunque dal punto di vista della minaccia al nostro settore produttivo io non ci vedo un particolare problema. In primis perché questi qua della carne coltivata hanno fatto 3 crocchette di pollo di numero e non hanno mica dimostrato di saper sfamare il pianeta come facciamo noi ogni giorno da migliaia di anni. E in secondo luogo perché andando avanti con gli anni serviranno sempre più produttori di carne e la richiesta non potrà che aumentare da qua al 2050. E quindi nessuno sta mangiando sul piatto di nessuno. Anzi, mi vedo bene una realtà nella quale la produzione di carne di laboratorio va ad affiancare la produzione di carne d'allevamento, senza andare a farsi troppe guerre. Per un po' di prodotti uno, per un po' di prodotti l'altro. Del tipo, vuoi la qualità? Vai dal macellaio, prenditi il filetto. Vuoi solo mangiarti un hamburger? Vai dal fast food e prenditi un panino fatto di carne coltivata che tanto già non sa da niente. Con questa integrazione potremmo garantire a tutti quanti le proteine di cui hanno bisogno. In ogni caso e in ogni scenario è imprescindibile la ricerca, senza la quale non salveremo mai il mondo. Quindi via i paraocchi e cerchiamo di pensare a soluzioni, non a chiuderci nella nostra bolla. Bene, per questo primo video su questa pietanza molto controversa, per il punto di vista mio è tutto. Ho già dato abbastanza opinioni, quindi aspetto di leggere le vostre nei commenti,
purché siano sensate, basate sui fatti e esposte in modo costruttivo. Se no, non vi rispondo, raga, perché dai, non può neanche venire fuori la cacciara. E in ogni caso, noi ci vediamo domenica prossima, ore 13:30, su questo canale con un nuovo contenuto sempre riguardo l'agricoltura, quindi iscrivetevi per non perderli, oppure tutti i giovedì su Instagram o il mercoledì sera sul canale YouTube Trattori Web, una rivista con la quale collaboro già da 2 anni, e potete andare a cliccare tutti i link qui sotto in descrizione, c'è tutto quello di cui avete bisogno, anche il mio sito, vabbè, insomma, scopritevelo da soli. Noi ci vediamo settimana prossima, come vi ho detto, condividete questo video ai vostri amici a cui non piace la carne sintetica. Coltivata, scusate, coltivata.